Grazie Presidente Sitia, grazie alle consigliere e ai consiglieri. Sono molto emozionato, sono emozionato come primo giorno di scuola e come primo giorno di consiglio. Sono entrato in consiglio di zona 1, poi municipio nel 2007, avendo un piccolo ricorso, per cui non dico mai tante lezioni, ma da qualche mese dopo. E fin da subito mi sono misurato con la difficoltà dello stare nelle istituzioni. Si parla dei municipi come istituzioni di prossimità e chi sta nei municipi fa una scelta di, mi permetto di dire, di amore verso il proprio territorio. Non lo fa per i soldi, lo dico sempre, non lo fa per la gloria, lo fa perché ha voglia di risolvere i problemi della comunità in cui vive, lavora, è cresciuto o si trova in quella fase della sua vita. E da tutti i consiglieri, da tutte le consigliere in questi anni ho imparato come si sta sul territorio, ho imparato il valore del confronto, ho imparato la capacità che si deve sempre avere di rispettare il prossimo, e ogni tanto quando si hanno opinioni diverse magari è più facile lasciare andare in un'arrabbiatura, in un confronto duro, che può essere duro ma deve essere, come dicevamo, sempre rispettoso. E allora, quando si dice che il consiglio di zona 1, adesso il consiglio di municipio 1, è il consiglio degli scioli, a me questa cosa ha fatto sempre ridere, perché l'ho sempre vissuta, no, come quando lo sentivo dire dall'esterno, con un po' di senso di colpa rispetto agli altri quartieri della città. Invece mi piace la definizione del consiglio degli scioli, perché qui dentro ci siamo sempre rispettati tra centrodestra e centrosinistra, anche nei momenti in cui le battaglie sono state dure, le divisioni magari sono state nette, però abbiamo fatto del confronto reciproco e dell'obiettivo finale, che poi è quello appunto di occuparsi della cosa pubblica, la nostra missione principale. E questo nelle divisioni però non ci ha fatto tendenzialmente mai trascendere i toni di civiltà e di impegno appunto al servizio dei cittadini. E questo lo voglio dire perché credo debba essere una cifra, vuole esserlo anche nella gestione, quindi ringrazio il Presidente Sitia perché su questo ha fatto un accenno secondo me importante, e così come lui ci ha ricordato che questo è il consiglio di tutti, che nel presiedere l'Aula si devono rispettare tutti, io mi permetto di dire una frase che è di una banalità sconcertante, ma voglio dirla: sarò il Presidente di tutti i cittadini, anche di quelli che non mi hanno votato, ma soprattutto di quelli che non ci hanno votato. Perché il tema dell'astensionismo evidentemente interroga le nostre forze politiche. Io sono comunque grato alla cittadinanza che è andata a votare, permettetemi, è l'unico momento di orgoglio, non userò mai i dati, però questa sera, che è la prima sera, lo voglio dire, ci sono 5.000 residenti in più del municipio 1 rispetto a 5 anni fa, che hanno fatto lo sforzo di venire a votare, in questo caso la coalizione di centrosinistra che guidavo, e quindi è una magra consolazione perché i dati di astensione sulla città sono alti, però sono grato al fatto che poi in realtà, lavorando, a volte i cittadini riconoscono, no, l'impegno. E questo impegno, qui è stato un impegno, mi permetto di dirlo, anche indipendente, se volete. Noi non abbiamo mai avuto problemi, né quando governava il centrodestra, né negli anni del governo di centrosinistra, a incazzarci con la giunta comunale, ad arrabbiarci con magari un assessore che secondo noi non andava abbastanza a fondo dei problemi. Allora ne approfitto perché qui c'è Elena Grandi, con lei ho condiviso anche con altri, ma con Elena ho condiviso questi 15 anni di lavoro in municipio, e quindi sono molto contento che lei abbia la possibilità non solo di rappresentarci, come dice Fabio Arrigoni dall'altro lato
della piazza, perché noi di solito siamo in... Secondo me il microfono non ha fisica, ma va bene, tanto io ho la voce alta. Il microfono, scusate, lei ci rappresenterà dall'altro lato della piazza, ma non ci rappresenterà solo il Consiglio Comunale, mai in giunta comunale. Quindi, cara Elena, ci aspettiamo tanto da te, sono sicuro che farai tanto, perché avendo tutta la scuola, non solo del Presidente Arrigoni, ma di questo luogo, noi del Municipio 1 siamo abbastanza tenaci nel pretendere dai sindaci e dalle giunte comunali, a prescindere da chi siano. Voglio ringraziare, perché lo vedo qui seduto, poi c'è anche il direttore centrale Zinna, non so se è ancora qua, lo ringrazio perché in questo momento è andato, lo saluteremo, ma voglio ringraziare il direttore Macchia che in questi anni ci ha assistito oltre il ruolo tecnico della parte amministrativa, ma anche veramente aiutandoci nel fare il nostro lavoro come giunta e come consiglio. E quindi lo voglio ringraziare davvero, perché va in pensione in questi giorni, si poteva dire, è andato, ecco. Però molto aiuto a godersi questo nuovo pezzo della sua vita. Ringrazio anche gli altri che sono presenti, gli altri ex consiglieri, ne vedo alcuni, l'assessore Foschi. Voglio ringraziare ancora una volta, l'ho fatto già in altre occasioni, ma tanto di quello che ho imparato lo devo a Fabio Arrigoni, quindi saperlo qui egoisticamente mi tranquillizza, perché passare da perdere due compagni di giunta, sapere che ho qua Arrigoni per me è una tranquillità nella sua lunga esperienza in questo consiglio. Voglio dire due cose però sulla nuova giunta, consentitemelo. Avete già ricevuto i decreti, nella maggioranza ne abbiamo parlato, ma dalla scorsa settimana ho fatto i decreti per la nomina della nuova giunta. Vi vorrei presentare i nostri tre assessori. Intanto leggo le deleghe, con anche funzione di vicepresidente del Municipio 1, l'assessora del Corona Borgia Alessia e Eugenia Deglia. Qui non ci sono tutti i nomi, però siamo gente che ha un sacco di nomi. Cultura diffusa, commercio di prossimità, lavoro e artigianato, identità locale, turismo e marketing territoriale. Incomincio sempre dall'altra signora che c'è in giunta, faccio il cavaliere, Francesca Olivi, salute territoriale, CDD, politiche sociali, servizi alla persona, sport, educazione, demanio, politiche ambientali, CAM e CSRC, che sarebbe il centro anziani, e poi l'assessore Pacini, Lorenzo Pacini, verde e arredo urbano, manutenzioni stradali, casa, edilizia scolastica, mercati rionali, politiche giovanili e calde. Presidente Abdu si tiene urbanistica, politica per la mobilità sostenibile, sicurezza, bilancio municipale, affari istituzionali, partecipazione popolare. E qua, come dice la formula, perché facciamo precise, quando non espressamente delegato con il presente provvedimento, che rimane insieme alle competenze della Presidenza del Municipio. Voglio spendere una parola per questi compagni di viaggio. Sono persone che hanno alle spalle un lavoro sul territorio importante, su fronti diversi, sul fronte delle politiche culturali, del lavoro sul commercio di prossimità nei quartieri, sul fronte della salute territoriale, dell'associazionismo, delle politiche sociali, di tutto quello che è anche il tema dell'abbandono e delle difficoltà che a volte per ragioni di salute si hanno. Sappiamo bene che in questa fase storica il tema della salute territoriale, io l'ho voluto mettere al centro, in cima alle deleghe che abbiamo dato all'assessore Olivi, perché è un tema fondamentale. Io credo che, sebbene la regione ovviamente abbia le principali competenze, le competenze sul tema della sanità, io credo che le amministrazioni locali, anche col coordinamento che si fa con ATS,
debbano e possano giocare un ruolo sull'essere trade union, no? Tra il tema dell'ospedalizzazione e lo stare bene. Quindi da casa all'ospedale c'è in mezzo la salute territoriale. Mi piacerebbe che il municipio su questo giocasse un ruolo attivo, proprio a partire anche dal municipio 1, sia sul tema delle case della salute. È un tema che centro-sinistra, consigliere centro-sinistra lo sanno, perché sia caro a tutti, è un tema su cui abbiamo molto battuto in campagna elettorale, perché è un tema che deve vedere anche le istituzioni di prossimità impegnate. E poi arrivo, ultimo ma non ultimo, al consigliere Pacini, che nella sua lunga esperienza, già un grado del trentenne, ma proprio mi sono reso scoperto che magari no, ma io sono solo vecchio dentro. Sei vecchio dentro, ma non fuori, quindi ho fatto una gamba tremenda. Ma io a Lorenzo, come dire, riconosco una grandissima competenza su tutti gli angoli del municipio 1 e non solo, ma insomma, Lorenzo è uno che tutti i giorni da assessore del municipio mi segnalava, ci segnalava questioni, problemi, al di là della performance elettorale. Credo che ci sia un'esperienza che era fondamentale per il nostro lavoro. Quindi le deleghe sono deleghe molto tecniche, legate soprattutto anche al tema di MM, quindi verde, la casa, l'edilizia scolastica, ma anche il tema delle strade. Cosa dire? Sui temi programmatici ci lavoreremo nei prossimi mesi. Mi immagino, lo voglio ridire, ne abbiamo chiacchierato con tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione, ma lo voglio ridire in questa sede, mi immagino delle commissioni che lavorano, convocate spesso, molto proattive. Nel prossimo consiglio presenteremo l'assetto, commissioni in cui sia i presidenti che i vicepresidenti fanno un lavoro, un colavoro, di là delle gerarchie, il presidente e il vicepresidente, mi immagino dei consiglieri che recuperano un ritrovato protagonismo. In questi 5 anni, con la partenza dei municipi, a volte il consiglio ha subito la contrazione delle prerogative a vantaggio della giunta, tema che è classico nei consessi consiglio comunale, giunta, ma anche esecutivo. Quante volte abbiamo sentito le polemiche in Parlamento e parlamentari che dicono il governo non ci coinvolge abbastanza. Allora, la dinamica esecutivo-assemblea è un tema aperto anche dei municipi. Io credo che le esperienze più riuscite nei governi municipali siano quelle in cui la giunta ha saputo e ha voluto, aggiungo, coinvolgere i consiglieri, non solo l'opposizione ma anche la maggioranza. Quindi tutto il consenso del consiglio, io vorrei continuare a implementare questa modalità. I temi sono tanti, il programma di 20 pagine qualcuno mi ha criticato perché giustamente è un po' prolisso, come è prolisso il presidente che sta per andare a conclusione dell'intervento, ve lo giuro, ma i temi sono tanti, li conoscete, però voglio a volo rapidamente citarli. Il tema dell'identità del centro, di tutto. Consigliere Lamberti, che ringrazio per il grande lavoro che ha fatto in questi anni. Rossi, Carter, insomma tutti voi quelli che non chiamo mi perdoneranno. Il consigliere Lamberti un giorno mi ha detto: ricordati che noi siamo 98.000 residenti, ma in centro storico passano centinaia di migliaia di persone. Ecco, ci votano alcuni dei residenti, ma noi dobbiamo avere un'idea sul centro storico che riguardi tutta la collettività, chi viene ci lavora, chi ci vive, chi ci viene a divertirsi, perché il tema, e qui vengo a uno dei temi più spinosi, che è il tema della movida. Noi abbiamo giocato un ruolo importante di mitigazione del conflitto, questo è il tentativo, una città che è aperta, che è accogliente, in cui la gente lavora, ma in cui bisogna avere rispetto per le comunità locali. Allora, se si parte dalla considerazione che viviamo all'interno di un ambito complesso in cui non ci siamo solo noi, questo tema si può applicare al rispetto, alle ore notturne, ma si può applicare al tema della mobilità. Quante volte sentiamo di auto che sono un pericolo per biciclette e monopattini, di biciclette e monopattini che sono un pericolo per i pedoni, di tavolini posizionati mettendo in difficoltà
persone ipovedenti, persone non vedenti, sono alcuni dei temi che in questi anni ci hanno visto più sollecitati da parte della cittadinanza. E allora un'idea di centro storico che accoglie, in cui si vive, che non si museifica e che quindi è anche luogo di comunità, la città dei 15 minuti, i nostri quartieri, una mobilità sostenibile, noi su questo ci confrontiamo, ci scontriamo spesso con l'opposizione, abbiamo delle idee a volte diverse rispetto ai temi della mobilità, noi abbiamo portato avanti in questi anni un'idea per cui il centro, essendo innervato di servizi, di trasporti, eccetera, deve vedere il più possibile la diminuzione del traffico di attraversamento, quindi sia ai residenti meno a chi passa dal centro, perché per andare da punto A al punto B uno fa la retta e tendenzialmente in qualche modo si avvicina a Piazza del Duomo. Ecco, su questo l'amministrazione ha il compito di mettere nelle condizioni i cittadini che lo vogliono di fare delle scelte alternative più sostenibili sia sul tema ambientale che sul tema dell'occupazione dello spazio pubblico, perché anche una macchina elettrica a volte occupa spazio, per cui non è detto che sia solo un tema appunto di inquinamento, abbiamo detto altre volte con Elena, grandi, ma è anche un tema di congestione degli spazi, lo spazio pubblico è quasi esaurito e quindi insomma questo tema ci si pone. Abbiamo già detto il tema dell'ambiente, vorrei sottolinearlo, via del verde, che è verde non solo ornamentale, che non è solo verde di quartiere, ma che è anche ecologia, respirare, abbassamento della temperatura, quindi un'idea non solo ornamentale ma soprattutto di vita, di ecologia e di vivibilità e di sostenibilità. Il tema del commercio, che non è solo convida, è anche attenzione a tutto questo assunto di commercio di prossimità che rende vivi i nostri quartieri. Io, venendo da una famiglia di commercianti, di bottegai, questo tema evidentemente ce l'ho nel cuore, perché vorrei, approfitto in questo momento, penso alla mia mamma che mi ha insegnato la sensibilità verso la cosa pubblica e la politica, che proprio qui ha iniziato a venire come esperta. Noi abbiamo gli esperti, le figure degli esperti nelle commissioni, è un modo per le liste di coinvolgere altri cittadini, è un modo per ampliare la discussione sui temi, e l'ho imparato qui, perché non tutti i municipi hanno questa pratica così strutturata. Quindi insomma anche questa mi sembra una cosa positiva. Le nostre scuole, scuole aperte, scuole che a volte, pur avendo i vantaggi del centro storico, hanno gli svantaggi dei limiti strutturali. Parlavo con una preside nei giorni scorsi che mi diceva: ho fatto la preside in un quartiere molto esterno della città, c'era la difficoltà sociale, ma la scuola aveva dei bellissimi spazi. Sono arrivata in una scuola del municipio 1 e ci sono i limiti strutturali. Su questo il municipio ha un ruolo fondamentale, ha lavorato in questi anni sui temi dell'edilizia scolastica, delle manutenzioni. Su questo dovremmo avere un'interlocuzione stretta, serrata con l'amministrazione, perché abbiamo bisogno di far sì che gli spazi scolastici siano accessibili ai nostri studenti, vivibili ai nostri studenti e possibilmente aperti al quartiere. Il tema della solitudine, lo abbiamo detto tante volte, ce lo siamo detti tante volte, tanti anziani soli, magari non con una situazione economica grave, ma in una situazione di abbandono. Il tema della salute territoriale è anche combattere l'abbandono, non solo le persone anziane, ma anche per esempio i senza tetto. Siamo un posto che è particolare anche da questo punto di vista, nel municipio 1 c'è l'unico esperimento che mi permette di dire riuscito, e ancora una volta ringrazio i nostri uffici e chi lavora con il campo, ci hanno permesso di farlo. Qui abbiamo un esperimento importante, che ormai non è più un esperimento, è dato di fatto, di residenza fittizia per i senza tetto, 500 persone senza radici, se volete, per ragioni varie di vita, che qui hanno un riferimento, hanno un luogo per venire a ritirare la posta, uno sportello. Mi piacerebbe che questa cosa diventasse patrimonio di tutti i nuovi municipi e non solo del centro storico. E concludo, quasi, no, quasi finito, promesso, la cultura, siamo nel municipio dei grandi musei, dei grandi teatri,
Ovviamente abbiamo lavorato in questi 5 anni anche però sul tema della cultura diffusa, abbiamo avuto della prima diffusa della Scala, col carcere, con la prima in carcere, uno dei momenti più importanti e simbolici, ma che è stato un lavoro di cultura diffusa in tanti luoghi, sportivi, piazze, e quindi l'idea della cultura diffusa e della messa della creazione delle condizioni affinché le associazioni, chi si occupa di cultura, possa avere degli spazi al coperto ma anche all'esterno, con una burocrazia che magari sia meno matrigna e più di supporto. Questo è l'auspicio e questo è anche il lavoro dei nostri uffici e nostro come Pungolo, evidentemente, di questi anni insieme. Un occhio all'innovazione della pubblica amministrazione, mi piacerebbe che il municipio fosse anche Pungolo all'amministrazione centrale, ma esso stesso spazio per sperimentare sia sulle forme di comunicazione che sulle forme legate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi. Si è fatto parecchio in questi anni, credo che si possa fare, lo dico perché sempre nella nostra coalizione ci sono stati tanti stimoli in questa campagna elettorale, ma credo che il tema interessi e riguardi tutti e sia a cuore di tutti. Abbiamo messo in programma, lo voglio dire, hanno un capitolo sul tema della memoria. In questi anni il municipio è stato un luogo dove il futuro della memoria, cioè sapere dove andiamo, sapere da dove veniamo per sapere dove andiamo, quindi conoscere la nostra storia. Voi sapete, abbiamo sostenuto, e anche in questo in maniera bipartisan da tanti anni, i progetti legati appunto ai luoghi della resistenza, sia per quello che riguarda le lapidi, sia per quello che riguarda le pietre di inciampo, più altre iniziative culturali portate nelle scuole, il tema delle foglie che negli anni è stato anche qui portato l'attenzione di questo municipio. E poi il nostro programma finisce con un riferimento a tutti i quartieri, quelli che ci sono e quelli che vogliamo che ci siano, quando magari anche i loro residenti non sanno che quel quartiere aveva un nome, aveva una storia. L'attenzione a tutti i quartieri significa avere in mente ogni quartiere, che tema ha, che problema ha, e cercare con la mappatura del lavoro del municipio mappare i servizi, le difficoltà, i bisogni e lavorare di conseguenza. E quindi anche da questo punto di vista le commissioni tutte devono essere sempre impegnate, e quindi parlavo prima con la consigliera Ambrosini, io ho visto un suo video in campagna elettorale con il consigliere Sagramoso, riguardo in piazza Mirabello, beh, in questi anni a volte mi sarebbe piaciuto ricordarmi dei problemi di piazza Mirabello. Ecco, più i consiglieri conoscono tutti gli spazi del loro territorio, più mettono nelle condizioni l'amministrazione di essere sfidata, noi di provare a fare le proposte. Adesso ho citato perché ne parlavamo prima, ma ognuno avrà fatto nella sua vita una segnalazione, un punto. Quindi noi cerchiamo di portare avanti tutte queste istanze. Ho chiuso, nei prossimi, adesso lo dirà il Presidente, quindi non lo anticipo, insomma col prossimo Consiglio entriamo nel vivo dei contenuti delle commissioni. Abbiamo, anche perché questo inizio novembre, non aiuta, per cui abbiamo tutta una serie di documenti di indirizzo che si fanno all'inizio del mandato che dobbiamo fare. Poi ci adottereremo per fare leggere il nostro incubo reciproco, ci sentiamo già un sacco di bene, perché il tema, come diciamo sempre, non basta affrontare i problemi e fare le proposte, poi una volta che le abbiamo votate sei a metà strada, forse, all'inizio della strada, per cui tutto il lavoro poi che c'è fuori che è pane per i denti della Giunta. Vi ringrazio per l'attenzione, scusate se l'ho fatta lunga, consiglierei di dire altre volte in questi 5 anni, siete ormai rassegnati, non vogliatemi troppo male, grazie.